Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio sulle frequenze di Radio Colbe. Ciao Manola, ben ritrovata. Ciao Roberto, ben trovato te. Allora, questo appuntamento settimanale che ci caratterizza ormai da un po' Di di tempo. tempo, insomma, e questa settimana come l'hai trascorsa, Manola? Direi abbastanza bene. Finché ci tengono gialli, io sono molto felice. Abbiamo un po' più Però di libertà, stavamo esatto. parlando prima fuori onda, ci sono venti colorati in arrivo. Eh sì, giravoce, poi adesso oltre alla zona arancione hanno fatto quella arancione scura, quindi Sì. con tutte queste sfumature di colore bisogna stare ben attenti a quello che si potrà fare e a quello che non si potrà fare. Ho letto che c'è stato il primo vaccinato italiano, del vaccino italiano prodotto. Bene. E poi volevo ricordare, ecco, in apertura, che questa settimana ho avuto modo di ascoltare l'intervista alla nostra concittadina Chiara Previato, che è Certo. stata intervista fatta dai ragazzi di Polesine Coast to Coast, e lei è stata la prima laureata alla facoltà voluta da Papa Francesco in Scienze della Pace. Quindi un Bello. altro primato, insomma, del Polesine che ci inorgoglisce, Certo, ecco. noi ne siamo felicissimi perché è tutto sempre molto silenzioso il Polesine, Esatto, però però fa fa grandi cose, grandi come cose. il progetto di cui parleremo questa sera, che si chiama Pollicinum Museo Polesine e che è stato presentato proprio alcuni giorni fa in una conferenza stampa in provincia, e noi ne abbiamo l'occasione di parlarne con la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, e la dottoressa Alberta Facchi, che abbiamo già in linea e a cui do il benvenuto. Buonasera, dottoressa. Buonasera, buonasera Roberto e buonasera a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Grazie. Ecco, allora questo progetto che in sintesi, come abbiamo avuto modo di vedere un po' dalla stampa, mette in rete i 26 musei che abbiamo sparsi nel nostro territorio. Quindi quasi, noi abbiamo 50 comuni, quindi un museo quasi ogni due comuni. Ecco, dottoressa, ci potrà sicuramente spiegare meglio lei in cosa consiste questo progetto e quali sono i principali attori che hanno partecipato. Questo progetto è un altro primato del Polesine, ho sentito Ecco. che ne parlavate prima, perché nel 2017 17 poli museali del Ministero, ossia 17 regioni del Ministero, hanno presentato il loro progetto di valorizzazione per la valorizzazione dei musei del territorio. Soltanto tre di questi progetti sono stati selezionati e soltanto il progetto del Veneto, che aveva per oggetto il Museo del Polesine, è stato selezionato dal Ministero per il finanziamento. Quindi diciamo che è un altro primato, Sì. hanno considerato al Ministero che il Polesine proprio per questa frequenza incredibile di musei. Pensate che 26 sono i musei del sistema museale e circa 240.000 sono gli abitanti del Polesine, quindi anche se facciamo Il rapporto. un rapporto è una situazione veramente unica in tutta Italia. È stato selezionato per il finanziamento, quindi un progetto ministeriale che si chiama Musei e Sistemi di Sviluppo del Territorio, cioè pensando che il territorio può svilupparsi attraverso la cultura e in particolare attraverso i musei che conservano la memoria di un territorio. A questo progetto poi hanno voluto credere, oltre al Ministero, anche la Regione del Veneto, la provincia di Rovigo, a cui fa capo proprio il sistema museale provinciale Polesine, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Però Padova e Rovigo. Quindi un partenariato pubblico-privato. E in cosa consiste il progetto? Siete curiosi? certo, sì. no? Ci racconti, ci racconti.
Allora, anche perché è un nome un po' particolare. Allora, si può pronunciare Pollicinum Sì. o Pollicinum, Ah. Museo Polesine. E quindi Perché non sbagliamo Pollicinum è comunque. l'antico nome del Polesine. Cioè, la prima volta che è attestato questo nome in un documento dell'undicesimo secolo, in un documento medievale, era Pollicinum, da cui poi è derivato Polesine. Però ci piaceva molto anche Pollicinum, perché Sì. vi ricordate la Ricorda storia cosa la diceva? fiaba, certo. La storia diceva che quando Pollicino seminava i sassolini bianchi, quelli che brillavano alla luna, e dopo riusciva a tornare a casa, cioè lasciava la sua memoria e riusciva a tornare a casa. Ma se invece seminava le bricioline, quelle che poi venivano mangiate dagli uccellini, Pollicino a casa non ci tornava e andava anzi a casa dell'orco, mi sembra, no? Sì, sì, Da sì, cui sì. poi tutta la storia. Quindi ci sembrava esemplificativo, insomma, un po' questo nome Pollicinum o Pollicino un po' attira la curiosità, però Sì. anche la storia ci fa pensare che la memoria, senza la memoria di un luogo, di un posto, di un territorio, noi siamo poco. E Bello. quindi è vero, ci piace e penso che lo terremo questo nome. È stata un po' una prova, ecco, questo primo anno di progetto l'abbiamo voluto provare, ma abbiamo visto che funziona, la gente se lo ricorda. In cosa consiste il progetto? Nel mettere appunto in rete i musei. Quindi il finanziamento è stato un finanziamento abbastanza dignitoso, diciamo, quindi siamo riusciti a fare un po' di formazione, quindi a conoscerci tra di noi. Purtroppo poi è arrivata la pandemia, quindi anche tutte le attività sono dovute andare in rete, Sì. online. E quindi dopo un po' appunto, di formazione, di corsi sulla sicurezza, di inglese, corsi di comunicazione, abbiamo messo in atto però anche delle azioni un po' più concrete, diciamo, anche se comunque valide, che consistono in un video molto suggestivo, diciamo, che vuole provare a dare una nuova narrazione di questo Pollicinum. Vuole un po' uscire dagli stereotipi del Polesine, diciamo, e provare a raccontarlo in maniera diversa. Un video a cui si accompagna una grande mappa dove sono segnati tutti i 26 musei del Polesine e che verrà distribuita prossimamente ai musei stessi. Adesso aspettiamo anche un po' che riaprano un po' tutti perché Sì. abbiamo difficoltà per quello. E in tre itinerari fatti dalle ditte che erogano servizi educativi nei musei, quindi sono tre itinerari sulla piattaforma Easy Travel. Basta cercare, si va su Easy Travel anche gratuitamente, non occorre scaricarla, e si digita Polesine nella ricerca e vengono fuori questi tre itinerari, che sono tre itinerari per tre pubblici diversi, quindi un viaggio, diciamo, nel Polesine, uno per le famiglie, le famiglie vengono guidate dal gatto Rossini, Il nostro gatto, carinissimo. famosissimo il gatto Certo. Rossini, il curioso gatto Rossini, Sì. e un altro itinerario invece per le persone, per gli adulti, però si chiama Abitare il Polesine, perché dall'età del bronzo, dalle palafitte, all'abitare poi con le acque, ma anche all'abitare, per esempio, pensate al Museo della Giostra, Sì. all'abitare dentro i caravan. Nomade, sì. No, esatto, quindi è tutto incentrato su cosa ci possono raccontare i musei riguardo al modo di abitare degli abitanti del territorio. Il terzo invece è un game, cioè è per il pubblico degli Dei adolescenti, giovani, certo. dei ragazzi, e quindi è articolato un po' con delle tappe. Se tu non passi una tappa, poi non puoi andare all'altra. Come un Per cui videogioco.
Come un videogioco, esattamente. È fatto a quiz, quindi è un po' più semplice, però insomma è comunque divertente. E in quest'ultimo ci hanno aiutato i ragazzi del liceo Bocchi Galilei di Adria, quindi è già stato nonostante la pandemia, siamo riusciti Infatti. comunque a lavorare con i ragazzi. Dottoressa, ci Dopodiché. diceva che sono 26 i musei che sono coinvolti all'interno di questo sistema, di rete. Ci racconta quali sono? Perché leggendo ad esempio nell'elenco ho visto alcuni musei che non conoscevo. Immagino che anche i nostri radioascoltatori, magari qualcuno sia scappato. Allora, li trovate tutti a questo link, www.smppolesine.it, ripeto, smppolesine.it, che è la pagina del Sistema Museale Provinciale Polesine. E ci sono molti, allora, il Polesine ha la caratteristica di avere molti musei archeologici e molti musei etnografici. Pensate alla differenza con Venezia, per esempio. Venezia ha moltissimi musei di storia dell'arte, però quasi neanche, solo uno, il Museo Goldoni, di Carlo Goldoni, per musei etnografici. Invece il Polesine è proprio a questa caratteristica. Quindi i musei archeologici sono i Musei Archeologico Nazionale di Adria, quello di Fratta Polesine, che è all'interno della villa Badoer, la bellissima Palladiana, poi il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, che sono i tre proprio, sono tre musei che bisogna visitare uno dopo l'altro, perché ognuno racconta un capitolo di una storia. E il Museo di Castelnuovo Bariano, che è un museo più piccolo, ma contiene delle cose interessantissime. Dopodiché c'è comunque storia dell'arte al Museo di Palazzo Roverella, alla collezione Balzan di Badia Polesine. Adesso sto andando a memoria, quindi qualcuno No, me lo perdo per strada. Poi c'è un unicum che è il Museo della Giostra di Bergantino. bello. Eh sì, Molto quello viene bello. visitato, anche il Museo di Adria viene visitato moltissimo dall'estero, ma so che il Museo della Giostra ha delle importantissime proprio gemellaggi con l'estero. È E poi unico. è unico. E poi ci sono, e sono unici anche quelli, i musei che raccontano della bonifica, quindi Cavendramin e il Sette Maria Museo, quello di Adria. Dopodiché ci sono i musei più etnografici, come quello che ha detto lei, il Museo di Crespino, che è delizioso, un museo molto bello, a Porto Tolle, Sì, al il San museo Basilio che mi adesso è pare, vero? chiuso. C'è anche quello A San San Basilio. Basilio di Ariano nel Polesine c'è una interessantissima, ecco, c'è l'unica area archeologica di tutta la provincia di Rovigo, quindi fa pandan, diciamo, con questo zoccolo duro dell'archeologia. E c'è il museo, il centro turistico culturale di San Basilio di Ariano nel Polesine, ma San Basilio è un gioiellino perché è un borgo medievale che si è conservato, ha una bellissima chiesa medievale che adesso è al centro delle celebrazioni perché a San Basilio si è fermato Dante Ritorniamo a nel suo Dante, viaggio. Torniamo a Dante, quindi nel suo viaggio tra Ravenna e Venezia, Dante si è fermato a San Basilio proprio a dormire nella foresteria, diciamo, della chiesetta, e sembra che c'era tanta nebbia, non vedeva la strada e quindi è salito su di una quercia. E voi sapete che la quercia di San Basilio, che purtroppo La famosa si rovra. è la famosa rovra, adesso è la protagonista della mostra sulla quercia di San Basilio, appunto, che c'è a Palazzo Roncale a Rovigo. Quindi vedete, adesso ce ne sono altri, appunto sto andando a memoria, quindi vi invito a visitare l'smppolesine.it, però
Sì, ho parlato anche della Pinacoteca di Palazzo Roverella, che ha dei capolavori, esatto, Rovigo. Bordini o altro a Rovigo. Ma tutto un mondo da scoprire, certo. Tutto un mondo da scoprire con la voglia anche di farselo raccontare, perché ci sono alcune realtà come il Mulino al Pizzon, sì, o il Manegium, che sono sempre affatto a Polesine, o la stessa casa di Matteotti, pensate, sì. Un monumento nazionale, la casa di Giacomo Matteotti, che sono realtà che si godono perché ce le raccontano le persone che più amano le cose che sono all'interno di quel museo, e quindi più puoi apprezzarle, diciamo. Bello. Dottoressa, tornando invece, lei è direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria. Ecco, quali sono le peculiarità in particolare del Museo di Adria? Ci inviti un po' al suo museo. Allora, nel nostro museo, nel vostro museo, nel museo di tutti, si capisce quanto Adria, prima di Cristo, fosse, e anche dopo Cristo, fosse al centro di una storia importantissima mediterranea. Cioè, è vero che Adria ha dato il nome al mare Adriatico. E lo ha dato perché Adria era un importantissimo centro in cui si trovavano i Greci, sì, che navigavano, gli Etruschi, che stavano dalla parte di Bologna, i Veneti, e si trovavano per commerciare. I beni che arrivavano ad Adria poi venivano smerciati in tutto il centro Europa, praticamente. Però, e i Greci arrivavano qui a prendere, oltre al grano e ai cavalli, dei famosi cavalli dei Veneti, i Greci arrivavano sul delta del Po anche per l'ambra del Baltico. La via dell'ambra, sapete, sì, no? Questa, certo, resina fossile. Sì. E quindi, ecco, questa è un po' la storia che racconta il Museo di Adria. E poi ci sono naturalmente bellissimi vetri della collezione dei vetri, che quella è nota un po' ovunque, soprattutto è nota in tutto il mondo, perché Adria ha dei vetri di età romana, però questa volta eccezionali, in perfetto stato di conservazione e soffiati dai più importanti vetrai di età romana. Però, quindi dei vetri che non sono secondi a nessuno, diciamo. Fantastico. Beh, adesso riapriranno, pare che riaprano i musei dal 27 di... Sono già aperti fra settimana, mi pare, giusto? Bravissima. Esatto. Allora, dunque, grazie che mi avete fatto questa domanda. Allora, i musei sono già aperti, sì? Sono già aperti per ora nei giorni feriali. Quindi, per esempio, Adria è aperto dal martedì al venerdì al pomeriggio, quindi dalle 14.30 alle 19.30, ma dal 27 marzo, sempre che rimaniamo in zona gialla, certo, dal 27 marzo riusciremo ad aprire anche il sabato e la domenica, bisogna però prenotare almeno il giorno prima, certo, al telefono o via mail, al telefono sì, va benissimo. Sì, poi diamo un'altra cosa importante di cui mi sono dimenticata, anzi non mi ero dimenticata, ma poi abbiamo parlato d'altro. Per mettere i musei in rete è stato avviato con il CIPSAE, che voi forse conoscete, il centro di studi polesani. È stato avviato una copertura completa dei musei sull'Enciclopedia Libera Wikipedia. Quindi a livello mondiale, diciamo, i nostri musei finalmente saranno tutti su Wikipedia, quindi potranno essere consultati da tutti, da tutto il mondo. È una bellissima notizia questa, bella. Sì. E quindi diciamo che, ecco, questo progetto ha avviato un po'
ha avviato un po' un processo di messa in rete che noi speriamo che adesso di conoscerci meglio tra noi musei e di andare avanti con altri progetti ecco. insieme. E ci raccontava prima, dottoressa, del come è stato insomma per voi utenti del museo la gestione della pandemia, come avete superato questo momento un po' difficile? Ecco, noi non siamo stati con le mani in mano, da una parte abbiamo cercato comunque di essere vicini ai nostri visitatori, perché per noi è stato un po' come prendere una sberla a chiudere. Pensate che dal 1972 il museo non aveva mai chiuso, mai, mai. Sì, sì, sì. È stato veramente una dura, botta incredibile. Una botta. Quindi da una parte abbiamo cercato, lanciandoci sul web, su Facebook, sui social, dapprima in modo un po' diciamo casereccio, casalingo, e poi invece con prodotti un po' meglio, però abbiamo avviato molto, molto meglio questo rapporto con i visitatori sui social. Però anche ci sono tantissimi lavori che si fanno in un museo anche a museo chiuso, cioè i musei sono la parte di esposizione, qualche volta al Museo di Adria per esempio è soltanto un decimo di tutto quello che c'è all'interno dei depositi. Però... quindi noi cosa abbiamo fatto? Eravamo chiusi e abbiamo curato la parte, gli reperti che erano all'interno dei depositi. Tant'è vero che ne abbiamo messi moltissimi online e nel catalogo generale dei beni culturali che saranno online e nel nuovo sito web del museo, fatto anche questo con il progetto Pollicinum, ci saranno online più di 1500 oggetti che ognuno potrà vedere. Tantissimi. Sì. E questo fa parte di un lavoro che in parte è stato fatto proprio durante il lockdown. Quindi poi abbiamo pulito le vetrine, pulito i reperti, fatto lavori di trascrizione, abbiamo trascritto tutti i documenti ottocenteschi, sapete un po' come quelle pulizie di primavera. Sì, stavo pensando, no, come tanti cittadini privati nel periodo lockdown, Mario, hanno riordinato, ridipinto il garage, riordinato la cantina. Sistemato insomma, le cantine. È stata anche l'occasione insomma di far di necessità virtù. Esattamente, un buonissimo esempio. Ecco, noi avevamo il nostro garage enorme con sì, 120.000 reperti, pensate però... un po', esatto, che sono i nostri depositi, abbiamo approfittato per fare lavori su quei reperti lì. Però, bravi. E, ecco, un'ultima domanda, questo progetto che diciamo è partito da un po' dal sistema museale polesano, no? Perché un po' i sistemi, cioè i musei del Polese si conoscevano, avevano un po' di confidenza tra di loro, però magari anche coinvolgere, noi siamo ascoltati nella zona della Bassa Padovana, secondo lei coinvolgere anche questi musei qua in un prossimo progetto, ricordo quello del Museo dell'Aria di Due Carrare, poi l'interessantissimo anche Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, è possibile? Sì, c'è anche il Museo a Stanghella che è un altro museo archeologico. Io penso, allora, noi siamo partiti proprio come progetto sperimentale, questo tipo di lavoro è un lavoro che adesso si fa in provincia di Rovigo, ma poi verrà fatto anche nelle altre province probabilmente, proprio perché si sta cercando di unire a livello ministeriale, sta nascendo il sistema museale nazionale. Quindi sicuramente quando da una parte si lavorerà proprio anche in provincia di Padova, dall'altra, una volta che, come ha detto lei giustamente, ci siamo conosciuti, poi ci allargheremo proprio perché alcuni si pensi all'importanza dell'acqua, per esempio. Sì. In realtà i musei con l'acqua sono già in rete.
C'è un progetto, sì, che si chiama Water Museum, proprio, i musei dell'acqua. Quindi noi il museo della navigazione di Battaglia Terme lo conosciamo bene perché abbiamo lavorato con loro su questo tema. Bello, bello. Ma insomma, dei flussi di cultura e di pensiero, ecco, che ci vengono in mente. Un po' come i sassolini, no? Ecco, ritorniamo Sassolini, ai è sassolini vero. di Pollicino. Eh sì, ritorniamo ai sassolini. Ecco, io tante volte passo per Battaglia, ogni volta che dico devo andare a vedere il Museo della Navigazione, devo andare a vedere il museo, e sono anni che passo per questa strada, devo riuscirci prima o poi, perché molto, ho Ce la visto facciamo. un'altra occasione, e poi mi viene da pensare a quanto si usava di più l'acqua una volta per Certo, i trasporti, è no? Quindi vero. questo ridurrebbe tantissimo i trasporti su gomma, sarebbe una cosa, recuperarlo, veramente eccezionale. Sì, i musei ci riescono a insegnare queste cose, i musei archeologici per esempio ci insegnano di economia circolare, Esatto. perché gli antichi non buttavano mai via niente, li riutilizzavano le cose finché proprio non se ne poteva più fare Sì, nessun uso. è E vero. quindi davvero sono educativi. E l'acqua e il navigare sull'acqua dobbiamo riprenderlo e riprendere quindi le antiche vie che i nostri antenati insomma ci hanno indicato. Indicato, esatto. Quella di Battaglia è proprio un canale costruito artificialmente proprio per la navigazione, insomma, quindi Sì. Sì. è stato un po' stupido dimenticare questo tipo di movimento, insomma, dell'uomo, Ecco, ecco. noi grazie a questo progetto, Mari, cogliamo anche l'occasione, no, per invitare chi di dovere, chi di competenza a tenere presente queste cose. Certo. Io vi ricordo il link Sì. su Easy Travel, quindi tra itinerari proprio, così si può fare un itinerario virtuale e così dopo nel museo non è che ci devi andare, ma ci vuoi Sì, è vero, è vero. andare. Sarò ancora più incentivato a Allora, su farlo. Easy Travel basta cercare Polesine e vengono fuori tre itinerari. Bello. E anche in rete, se adesso si cerca Pollicinum o Pollicinum Museo Polesine, si trova anche il video. Quindi ai radioascoltatori si può dire, insomma, che se vogliono vedere questa nuova narrazione in cui il video è stato fatto da Camilla Sì. Ferrari e Alberto Gambato. Due Certo. artisti che ci hanno voluto dare la loro interpretazione ed è bellissima, È bellissima. molto poetico Grazie di quel video, averli veramente ricordati, bello. perché sono due artisti molto bravi che abbiamo. Assolutamente. Ma tutti, ecco, la buona notizia, che non è da poco, è una notizia buonissima, è che tutti i professionisti con i quali abbiamo lavorato sono professionisti e artisti. Polesani e sono tutti eccellenti, eccellenti, veramente c'è una potenzialità nella professionalità della cultura all'interno del Polesine che forse di cui non ci si rende conto. Bene. Questi artisti bisogna farli lavorare, quindi vorrei anche ricordare le altre ditte che hanno lavorato, appunto il CIPSAI, con il quale abbiamo fatto Wikipedia. Sì. Ma poi l'Associazione Culturale Studio D, Acqua, SRL, Cose del Po, la cooperativa Cose del Po, CEDI, Sì. spero di non essermene dimenticata nessuna. Poi abbiamo avuto una collaborazione con l'ICOM, l'International Council of Museums. Ah sì, e poi l'ultima ditta è Pop Out, la ditta che gestisce Palazzo Roverella. Tutti professionisti assolutamente eccellenti, eccellenti. Complimenti, complimenti davvero a tutti questi attori che si sono impegnati in questo progetto. E, dottoressa, io la ringrazio per la sua disponibilità e spero che avremo ancora modo di parlare delle iniziative dei musei polesani e del Museo di Adria in particolare.
E speriamo di venirla a Grazie. vedere a trovare proprio prestissimo, di venirla a Sì, trovare sì. presto. Vi aspetto al Museo di Adria. Molto bene. Grazie, Arrivederci, dottoressa, un grazie. saluto. Arrivederci. Buona serata. Grazie, Benissimo, allora Viaggio, un interessantissimo viaggio. questo progetto, è interessantissimo renderci conto che siamo all'interno veramente di un territorio ricchissimo di persone, di luoghi che conservano la cultura del nostro passato e come ci diceva lei bisogna farne tesoro per un futuro migliore. Direi di Certo. fare una pausa musicale, Manola, poi ci ritroviamo ancora qui con altre notizie. Pronti? A tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati perché siamo nella seconda parte della nostra puntata dopo l'interessante intervista con la direttrice del Museo di Adria, Museo Nazionale di Adria, la dottoressa Facchi, no, che ci ha parlato di questo progetto E Pollicinum. torneremo perché io ricordo il Museo di Adria quando ero piccolina, ci sono andata alle elementari, quindi Ah, mamma mia, appena quindi riaprono anche il sabato e la domenica qualcosina, corriamo. qualcosina hanno cambiato, non tantissimo perché è passato pochissimo tempo, Beh, no, proprio pochissimo, però. esatto, però qualcosina, magari qualche vetro in più, Sì, anche hanno la cambiato direttrice hanno un po' la cambiato. disposizione all'interno, non so, la mensola o qualcosina, Beh, so. più di qualcosa, dai, andiamo a vedere perché abbiamo veramente, come diceva anche la dottoressa Facchi, delle cose meravigliose in Polesine Meraviglie da scoprire, da magari. scoprire. Adesso, vabbè, ho visto che hanno tolto i cartelloni, quelli sulla mostra Di di quale? Ferrara, dal Palazzo Diamanti, quella su Sono un Ligabue, po' arancioni. e doveva finire il 2 aprile, quindi non si può neanche andare, cioè oltre a non varcare il confine, ma l'Emilia è proprio arancione, speriamo di non diventarci anche noi. No, speriamo di no. Volevo dire che allora intanto ci avviciniamo alla data di inaugurazione della mostra a Palazzo Roncalio Certo. sui sette teatri storici del Sì. Polesine e ogni tanto ci arriva qualche news che ci piace ricordare. Per esempio, in mostra ci sarà il kimono che il grande soprano Elena Rizzieri, originaria di Grignano Polesine, indossò nel 1954 in una memorabile Madame Butterfly al Wow. Teatro dell'Opera di Roma. Quel kimono le era stato donato dall'ambasciata del Giappone a Roma, dall'incaricato d'affari giapponese presso la santa sede Masaide Kanayama, spero di averlo pronunciato bene. L'abito è stato dipinto dal giornalista e pittore giapponese Yuniki Nakahara. È un pezzo unico, dal grande valore simbolico ed è pervenuto e custodito come una reliquia al nostro teatro sociale di Rovigo e non è mai stato spostato da lì. Verrà spostato solo in quell'occasione per pochi metri per portarlo appunto in mostra a Palazzo Roncalio. Che Però bello. ci saranno anche altri costumi storici, come i due indossati da Beniamino Gigli al suo debutto, avvenuto proprio al Teatro Sociale, nel ruolo di Enzo nella Gioconda di Amilcare Ponchielli nell'anno 1914, e poi il costume che Katia Ricciarelli indossò nel 1988 quando si esibì al Sociale nel ruolo di protagonista di Lucrezia Borgia di Donizetti. Beh, bisogna, allora appena Bisogna aprirà, anche che questa se non andarla a ricordo male vedere. Il 13, il 13, il 13 di vado a memoria marzo. perché Andiamo a vedere bello. anche questi bellissimi abiti. E sempre parlando, riallacciandomi al teatro sociale di cui tu hai Sì? appena detto, il teatro sociale riapre alle visite guidate e si potrà quindi andare a visitarlo. Sono possibili ovviamente in assenza di spettacoli o in assenza di prove. E, il prezzo d'ingresso è di 3 euro, quindi è un prezzo Ridottissimo, assolutamente accessibilissimo. accessibile, sarà gratuito per scolaresche, docenti ed accompagnatori. Basta soltanto telefonare al numero 0425 20 67 13, che è attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30, oppure inviare ad una mail a teatrosociale@comune.rovigo.it. E ovviamente le guide vi racconteranno tutto ciò che sì, è il Teatro Sociale Eh di sì, Rovigo, l'occasione è vedendolo proprio da un lato un po' nuovo, per ecco. conoscerlo, esatto, per riscoprirlo. Poi invece a Padova,
Roby, basta fumare, Roby. No, aspetta che dico l'ultima, un'altra cosa sul teatro sociale, che essendo legata alle newsletter, essendo comunque un'abbonata, mi è arrivata la comunicazione per quale dei nostri radioascoltatori magari possono essere interessati. Ci sono comunicati i rimborsi per i concerti del 2020, quello di Beethoven e dell'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, per cui chi ha, o magari non ha ricevuto la newsletter o non ha avuto modo di vedere, insomma, questo Ah, sì. avviso, si informi al Teatro Sociale, perché stanno iniziando i vari rimborsi. E Beh, dopo questa notizia di servizio, diciamo, certo. torniamo invece a parlare di mostre, perché a Palazzo Zuckerman, di Padova c'è la mostra di Gino Santini con le fotografie realizzate tra il 1937 e il 1970. Gino Santini è un fotografo, storico di Padova, che ha formato un'intera generazione. Adesso lui è deceduto tantissimi anni fa. E dopo 2 anni dalla sua morte era stata realizzata una mostra, però adesso appunto Padova lo riscopre e lo fa riscoprire ai padovani proprio con questa nuova esposizione, e che durerà appunto dal 2 marzo, è già iniziata quindi, fino al 5 aprile, con orario dalle 10 alle 19, ovviamente chiuso al sabato e alla domenica, ed è ad ingresso libero. Bene, insomma, abbiamo degli eventi, speriamo di poter in qualche maniera andare a vedere le varie mostre. Andare, esatto, di restare con questa libertà di cui godiamo al momento, e ecco, Covid permettendo, DPCM, eccetera. Noi ci diamo appuntamento dunque alla prossima settimana con Ponte Radio. Vi ringraziamo dell'ascolto. Da Roberto Da Giannese, Manuela Borgato. un cordiale saluto e un a risentirci. A Ciao! presto! Saluto al pubblico! Ciao!